Bella gente, il doc è qua presente e onore a voi. Facciamo un piccolo brindisi. Onore al Napoli, che dopo tanti anni, l'ultimo è stato Maradona a regalare uno scudetto a questa città, a mio avviso bellissima. Poi si parla di rivalità sportiva o meno, sti cazzi. Sti cazzi, sapete che il Doc, anche se Juventino, per voi non è una rivalità. Regà, a voi siete stati più forti e ve lo meritate. Un bel brindisi e un bel applauso al Napoli, che è campione d'Italia. L'Inter vince in rimonta contro la Lazio. Il Napoli diventa campione d'Italia 2023. Ripeto. Auguroni a voi. Ve lo siete meritato, l'avete vinto sul campo. Lo so che in tanti potrebbero dire campionato falsato, ma da il Napoli in giù è falsato. Perché il Napoli, raga, l'ha vinto sul campo, ci ha fatto vedere un calcio spettacolare. E anche un premio alla carriera di Spalletti, perché comunque è sempre stato un buonissimo allenatore. Però ha vinto solo, ad esempio, in Russia, non aveva mai vinto in Italia e questo è il premio per lui. Un Napoli che a inizio anno non tutti davano per favorito arrivare in Champions addirittura ed ha vinto un campionato. Vorrei dire a tutti quegli youtuber napoletani che hanno criticato De Laurentiis, che hanno infamato il loro presidente, di dirgli grazie. Di chiedergli scusa e dirgli grazie perché vi ha preso dalla Serie C e vi ha portato a vincere un campionato. Non so cosa ne sarà del Napoli il prossimo anno. Non so se De Laurentiis venderà i big o li terrà. Fatto sta che quest'anno ci siamo goduti un Napoli spettacolare. E ve lo dice uno juventino che quando guardava la sua squadra che faceva schifo per quell'allenatore di merda, e stava di merda perché stavo di merda a guardare una Juve così. Mi rallegravo solo se c'era il Napoli dopo la Juve, che mi faceva vedere il calcio, il gioco del calcio, il Napoli. Ancora voi, amici napoletani, mi ripeto, avete vinto voi, siete più forti. Un Napoli che quest'estate ha venduto Koulibaly, Insigne, Mertens, Fabian Rui. Un Napoli che doveva finire addirittura in Serie B. Un Napoli che non si sapeva che fine avrebbe fatto. E invece Osimhen ha messo la mascherina. Kvaratskhelia ha preso per mano gran parte della squadra. Meret si è messo il mantello da Superman. Kim ha creato la muraglia cinese. E Lobotka era lì col suo cosino che dirigeva l'orchestra. Con i suoi due poteri a fianco di Anguissa potenza fisica e Zielinski, che faceva un po' di potenza fisica e un po' lo aiutava a gestire. Perciò ripeto, è per voi, ve lo siete meritato. Uno juventino vi applaude perché è giusto così. Un bacione dal doc fino alla fine, forza Juventus, ma grandissimo Napoli che dopo una vita torna a vincere uno scudetto meritato. Iscrivetevi.